Celebrazioni importanti a Reggio Calabria per i 140 anni dalla nascita di Umberto Boccioni, pittore, esponente di assoluto rilievo del futurismo, nato nella città dello Stretto. Fu infine interprete dell'arte in movimento, ma anche pioniere della rappresentazione dinamica degli oggetti e dello spazio. Le sue intuizioni e la sua opera incisero profondamente sull'arte pittorica e scultoria del XX secolo. Basti pensare che la sua opera, Forme uniche della continuità nello spazio, è stata scelta per il conio italiano dei 20 centesimi perché ritenuta particolarmente rappresentativa del genio italiano nel mondo. Alla Pinacoteca Civica, fino alla fine dell'anno, saranno esposte 5 opere grafiche. La mostra Un percorso di Umberto Boccioni è curata da Marisa Cagliostro, già docente di storia dell'architettura all'Università Mediterranea. L'artefice del movimento futurista insieme a Marinetti e ad altri e in pratica gli ha sempre dedicato periodicamente delle mostre organizzate al Museo Nazionale, all'Università negli anni 60, 70, 80, sempre. Un collezionista privato ci ha dato in prestito queste opere che adesso sono qui alla Pinacoteca Civica. Con la cortesia di questo prestatore, l'architetto Roberto Bilotti, e con la sua disponibilità stiamo continuando a tenere a Reggio Calabria queste 5 disegni e una scultura molto importante tra le 3 uniche che sono rimaste di Boccioni. Nato in via Cavour, Reggio Calabria, da genitori romagnoli, Boccioni lasciò la città dello Stretto da bambino, trasferendosi con la famiglia prima a Forlì, Genova, Padova e poi Catania. Neppure ventenne, si trasferì a Roma, dove entrò in contatto con Giulio Severini, allievo dello studio del pittore Giacomo Balla, e con Mario Sironi. La sua formazione proseguì poi all'estero, in Francia e in Russia. Nel 1911 scrisse il Manifesto dei pittori futuristi. Umberto Boccioni morì giovane, cadendo da cavallo a soli 33 anni, un artista prolifico che in meno di 20 anni di carriera ha realizzato numerose opere pittoriche. Qualsiasi elemento che possa far parlare della nostra città al mondo, soprattutto dal punto di vista culturale, per noi è ovviamente un'occasione importante. Non potevamo farci mancare questa celebrazione con il supporto ovviamente di artisti, di curatori che hanno già curato una mostra che vedete qui in Pinacoteca con 5 disegni originali di Umberto Boccioni, preparatori a tele importantissime che sono esposte nei musei mondiali, uno tra tutti la città sale.